Guarda, non è che ci sono personaggi negativi e positivi, sono persone, quindi sono esseri umani che sbagliano e sicuramente Bruno è convinto di fare la cosa giusta, e secondo lui, con Desiree, invece no, perché Desiree nel frattempo continua a bere, a stare male, a essere completamente fuori, a non avere la via, non vedere dritta la questione, quindi lui non l'aiuta, comunque la mette anche in crisi, se ne vergogna anche, no? Quando la porta dai suoi colleghi, perché si imbarazza di questo modo di fare Desiree, però sfrutta per un po' di anni anche in qualche modo il fatto che è un po' più giovane, il fatto che anche la fa anche ridere. I personaggi sono tutti quanti, in qualche modo, tutti sono un po' colpevoli, un po' no, sono esseri umani che in qualche modo sbagliano e poi prendono la loro via, in qualche modo Desiree. Poi da questa occasione, da questa esperienza, sicuramente si guarderà attorno prima di andarsi a fidare di un altro Bruno. E sicuramente i personaggi dei due fratelli sono personaggi dove c'è la fragilità, dove c'è comunque sono personaggi buoni, sono come veramente burro, capito? E quindi è facile che intorno gli altri sembrano ancora più malati, ancora più disonesti, ecco. Però insomma i tre personaggi secondo me sono tutti e tre mostruosi, li ho scritti così e li ho potuti lasciare così. Poi, ovviamente, magari ti puoi un po' all'inizio più affezionare a Bruno perché ti trae in inganno, però insomma Bruno ce la mette tutta per insomma acciaccarla questa Desiree. Professore, sarebbe stato meglio se non avesse fatto quella domanda. Sergio, ma vuoi dire qualcosa a proposito di quello che... dell'autogol, come simpaticamente... Penso che, appunto, dicevo prima, lei ha visto il personaggio alla luce delle sue motivazioni, però poi bisogna vedere anche l'effetto delle nostre motivazioni, l'effetto che produce sugli altri. Forse, vedendo il film, io ho compreso che bisogna... si può anche accettare di essere il pigmalione di una donna più giovane, si può anche accettare in qualche modo di aiutare a guidarla, aiutare a percorrere la vita, diciamo, ma forse più che dando delle regole, più che giudicando, dando l'esempio. Sono quelli i maestri migliori, quelli che non ti dicono fai così, fai colà, sono quelli che attraverso il loro esempio ti indicano ciò che bisogna fare. Forse l'errore di Bruno sta proprio in quello, aver considerato Desiree una sua studentessa, mentre era la sua compagna di vita. Grazie. Mi sembra che questo signore abbia detto una cosa molto profonda, no? che inquadra proprio il senso del cinema, perché in questo momento in cui noi siamo assediati dalle serie, che possono essere anche un po', possono essere bellissime, però certamente una serie, proprio per la sua, diciamo, per il suo formato, in qualche modo ci disimpegna, non ci impegna. Un film invece, come diceva lei, ci impegna ad una dialettica. Un film ci rimane dentro, ci costringe a fare in qualche modo un ragionamento. Certamente la percezione, come dire, la visione di un film è un lavoro più oneroso di quanto non sia la visione di una serie, che appunto ti tiene compagnia, può essere bellissima, ma è come un animale domestico, sta lì accanto, ti tiene compagnia, ma non ti impone un ragionamento. Mentre, diciamo, un film, quindi quando sento un po', per cui io vedo le serie, mi sembrano un po' simili ai video di TikTok. I video di TikTok per la loro, diciamo, per il loro essere fulminei, e invece le serie per il loro non terminare mai e quindi non portarti mai ad un ragionamento. Invece un film, siccome ha un punto, finisce,
è portatore sempre di, in qualche modo, in una parola che forse ormai è mesueta, che è un messaggio. Però quel messaggio ti impone un ragionamento, ed è quello la forza del cinema, per cui noi dobbiamo salvarlo il cinema, proprio per questo, per continuare a ragionare, perché fino a quando ragioneremo continueremo ad essere degli esseri umani, altrimenti saremo narcotizzati da queste cose interminabili che ci tengono compagnia e non ci fanno pensare.